battezzata la città dei matti. Imola è stata rappresentata da Leonardo in una mappa conservata in Inghilterra. Imola è una città che ha molti chilometri di piste ciclabili. Mettete insieme tutto questo e verrà fuori il carnevale dei fantaveicoli. Assessore Galavotti, da dove è nata quest'idea di dare un qualcosa di originale alla festa del carnevale a Imola? Beh, l'idea nasce da una mia convinzione molto profonda per quanto riguarda tutta la programmazione culturale, che ogni territorio debba sforzarsi di identificare delle proprie precise vocazioni legate al proprio DNA, cioè non ha senso che 8.000 comuni italiani facciano le stesse cose, insomma. Bisogna sforzarsi di capire da dove si viene, qual è la propria identità. E pensando ad un carnevale che non esisteva, non c'era una tradizione storica, l'idea è stata quella di mescolare alcuni ingredienti. Intanto, così, ricordare che Leonardo da Vinci, che è il prototipo dei grandi inventori, insomma, si è fermato a Imola alla fine del 400, inizio 500, per un periodo molto significativo, 3 mesi, e ha lasciato degli studi, dei disegni, ma soprattutto la celeberrima pianta della città. E questo è un primo elemento di identità, Leonardo con Imola. Poi il grande amore per la bicicletta che noi abbiamo, che ci accomuna ad altre città, che si traduce in moltissime iniziative, in una pratica che va dai bambini all'uso delle persone anziane ancora per muoversi, a un numero molto elevato di chilometri di piste ciclabili, che ormai stanno arrivando ai 60 chilometri, quindi rispetto alla nostra dimensione molto importante. Ultimo elemento, una straordinaria tradizione artigianale e meccanica. Mettendo insieme tutti questi elementi, l'idea è stata quella di sollecitare i vari gruppi sociali, le scuole, i gruppi sportivi, le famiglie, le compagnie di amici, i bar, le parrocchie, a inventare di sana pianta il cosiddetto fantaveicolo. Cos'è il fantaveicolo? Il fantaveicolo è un veicolo ecologico che deve muoversi assolutamente senza emissioni di gas nocivi, quindi fondamentalmente sono evoluzioni delle meccaniche delle biciclette, però abbiamo spesso avuto in questa manifestazione anche mezzi che utilizzavano l'energia eolica, quest'anno la prima energia elettrica, aria compressa, quindi è un mezzo ecologico, quindi assolutamente stimolante anche per i temi che stanno interessando le nostre città di mobilità, e in cui la fantasia si può veramente esercitare a briglia sciolta. Questi fantaveicoli sfilano e c'è anche una parte di concorso che è relativa a una categoria bambini e scuole, una categoria adulti, e insieme a questi fantaveicoli in concorso poi tutti gli anni abbiamo tutta una serie di alleati, di amici, di partecipanti che vengono da altre città, da altri paesi. Abbiamo per esempio un gemellaggio molto interessante con un carnevale che abbiamo scoperto essere molto affine al nostro, americano, in California, Fairsdale, dove fanno la stessa cosa però in modo più competitivo, più americano, diciamo. Quest'anno per esempio avvieremo una collaborazione con la comune di Ferrara, che ci ha cercato proprio perché Ferrara, essendo la città italiana in cui la bicicletta è stata riconosciuta proprio come il veicolo fondamentale, Ferrara è la città italiana che ha avuto la patente di città della bicicletta, avvieremo questo scambio per cui i nostri fantaveicoli andranno nelle manifestazioni ferraresi, e quest'anno per la prima volta abbiamo un gruppo di sbandieratori e personaggi figuranti in costume del Palio di Ferrara. Ecco, quindi tante invenzioni, tante sorprese, tante novità, difficile da ricordare, bisogna venire a vedere questa sfilata il 3 febbraio. Per dirne una novità di quest'anno, i carri a vela. Noi siamo abituati forse più a pensare alle spiagge americane e australiane, a vedere queste specie di surf che vanno a vela, sono simili ai fantaveicoli, ma usano l'energia eolica. Quest'anno avremo anche una rappresentativa di carri a vela che usando il vento appunto si muoveranno lungo la sfilata. E un'altra cosa, un'altra chicca che volevo dire, la bicicletta di Leonardo. Abbiamo trovato un fantastico artigiano che ha ricostruito il famoso velocipede che Leonardo ha lasciato negli schizzi del Codice Atlantico, mi pare. Tra l'altro non siamo certi che il disegno sia suo o di un suo allievo che l'ha rielaborato, ma insomma, è passato come una delle invenzioni di Leonardo. Questo artigiano ha ricostruito, rispettando esattamente i disegni di questo codice, il velocipede che sarà utilizzabile, cioè c'era qualcuno che ne dimostrerà l'uso durante la sfilata. Questo e tante tante altre cose.